creare questo gimmick in cui i buchi si andranno a muovere su una carta, io vi consiglio di utilizzare delle carte nere, quindi utilizzate o una carta di fiori o una carta di picche. Delle carte ideali sarebbero il 10 di fiori, l'8 di fiori, il 10 di picche, quindi scegliete la carta che preferite. Ora, questo è un gimmick già terminato, in cui ho utilizzato un 9 di fiori e su questo gimmick ho realizzato 3 buchi in questi 3 punti. Ora andremo a vedere come si fa. Dovrete utilizzare un taglierino, un pennarello nero e un forabuchi. Il forabuchi vi servirà solamente per andare a creare il cerchio della carta, però non dovete andare veramente a fare un buco, vi faccio vedere. Quindi lo mettete in questo modo e andate a formare il cerchio. In questo punto ho formato il cerchio, quindi non sono andato a fare veramente un buco. Ora prendiamo il taglierino e andiamo a ritagliare il cerchio, però non dobbiamo ritagliare tutto il cerchio, infatti la parte inferiore dovrà rimanere attaccata alla carta. Perfetto, dovrete realizzare questo buco, in questo modo. Ora dobbiamo utilizzare il pennarello nero per andare a colorare questo buco, così non si vede questo bianco. Una volta finito, questo sarà il risultato e ora andiamo a vedere come utilizzare questa carta. Ragazzi, ecco la nostra carta in cui ci sono i buchi che si muovono. Allora, quando utilizzate questo gimmick, state attenti a dove puntate la luce, perché in controluce i buchi si possono vedere. Davanti alla telecamera voi metterete il dorso e ora vi faccio vedere che cosa succede dietro. Allora, un buco si trova in questo punto, quindi 1, 2 e 3. Voi dovrete fare così, quindi lo abbassate e appare un buco. Vi faccio vedere da davanti. Questo è il buco. Poi lo chiudete, spostate la mano così dove si trova l'altro buco, lo aprite, quindi il buco si è spostato, richiudete, vi spostate verso l'ultimo buco, lo aprite, richiudete anche l'ultimo buco e voilà. Poi rigirate la carta e la magia è finita.